Canadair precipitato nel Catanese, cordoglio anche nel Nisseno per la morte dei due piloti. San Cataldo, trovato morto nel bosco di Gabbara, un giovane che era scomparso nella mattinata di ieri. Plateale gesto di un cinquantenne a Caltanissetta, in prossimità del ponte di San Michele. Chiede di incontrare il questore o altre autorità per l'antenna Rai. Incendi a Niscemi, arrestato un uomo dalla polizia. Urgono interventi a Santa Barbara, la segnalazione di Salvatore Licata del Movimento Orgoglio Nisseno. La tragedia a Lingua Glossa in provincia di Catania, costata la vita a due piloti. Un volo decollato dalla Lamezia Terme che doveva essere un intervento di routine, come ce ne sono stati tanti, in centinaia durante il periodo estivo. L'arrivo poi a Lingua Glossa per spegnere l'incendio iniziato mercoledì pomeriggio. Un volo, il rilascio dell'acqua, una virata stretta, poi la semiala destra che impatta. Particolarmente sentita la vicenda anche nel Nisseno, dove sono molti gli operatori del mondo dell'antincendio che operano sul nostro territorio e che quindi si spendono per operazioni di salvaguardia del territorio stesso e delle persone, ancor più nella stagione estiva. E mentre è stata annunciata l'inchiesta della Procura della Repubblica, i carabinieri hanno già fatto i rilievi, arriva anche il messaggio di cordoglio del presidente della regione Schifani. Esprimo profondo cordoglio per la morte dei due piloti impegnati insieme ai nostri uomini e donne del Corpo Forestale della Regione e della Protezione Civile in attività di prevenzione e spegnimento incendi sull'Etna. Sono vicino alle famiglie e ai colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia. È stato trovato senza vita nel bosco di Gabbara il giovane sancataldese di 34 anni, del quale si erano perse le tracce fin da ieri mattina. A lanciare l'allarme erano stati familiari nel pomeriggio di giovedì, preoccupati nel non averlo visto rincasare dopo parecchie ore. Una volta chiamato il 112 sono stati i carabinieri a iniziare le ricerche, setacciando le vie di San Cataldo e dintorni, fino alla tragica scoperta delle scorse ore. Numerosi messaggi di cordoglio sui social network, sulle bacheche di alcuni gruppi di cittadini sancataldesi e anche sul profilo Facebook del 34enne. Adesso saranno gli accertamenti dei carabinieri a ricostruire le ultime ore dello sfortunato giovane e a stabilire la causa precisa del decesso. Momenti di tensione questa mattina sul ponte di via Fraggiarratana che sovrasta via Sallemi nei pressi della chiesa di San Michele. Un operatore ecologico di 53 anni ha dato il via a quella che a suo dire era un'azione dimostrativa in favore dell'antenna Rai. L'uomo, che non è nuovo a iniziative forti e che in passato si era già fatto sentire sulla questione antenna, aveva richiamato l'attenzione di passanti automobilisti minacciando di gettarsi dal ponte se non gli fosse stato permesso di incontrare il questore o altri rappresentanti delle autorità, proprio per parlare dell'antenna. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e anche i vigili del fuoco, i quali hanno subito approntato il cuscino gonfiabile nel caso l'uomo avesse realmente messo in atto il suo proposito. Le forze dell'ordine hanno cercato di far desistere il 53enne dal suo proposito e alla fine i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a ricondurlo alla ragione. L'operatore ecologico è stato quindi accompagnato in questura per essere identificato e per gli accertamenti di rito. Sull'antenna Rai negli ultimi tempi si è creato un vero e proprio dibattito tra chi vorrebbe valorizzare la struttura, ormai spenta, che sorge sulla collina di Sant'Anna e tra chi ritiene che andrebbe demolita. Ma era difficile pensare che si arrivasse anche ad assistere a un'azione dimostrativa del genere. Un niscemese di 40 anni è stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari dai poliziotti del commissariato di Niscemi, in quanto accusato di avere incendiato un'auto in attesa di riparazione parcheggiata nel piazzale della stazione ferroviaria. Era il 10 giugno scorso. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, le fiamme si erano propagate investendo altri tre veicoli parcheggiati nelle vicinanze e quindi il rogo assunse proporzioni maggiori. Sulle prime non era stato possibile individuare il responsabile, ma dopo diversi mesi di accertamenti gli investigatori hanno trovato il bandolo della matassa. Decisive anche le riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza posizionate nella zona dell'accaduto e anche nelle vicinanze. Una volta raccolti quanti più elementi possibili, la procura ha chiesto al GIP del Tribunale di Gela di disporre un provvedimento cautelare, che è stato eseguito dalla polizia.
Erbacce miste rifiuti, per lo più bottiglie di plastica e qualche lattina, circondano il perimetro e non solo delle zone dove sono stati installati a inizio anno scivoli altalene nel villaggio di Santa Barbara, giochi che a distanza soltanto di qualche mese si presentano in alcuni punti già rovinati ed in certi casi pericolosi e con qualche scritta qua e là. Si rende pertanto necessaria una urgentissima messa in sicurezza di tale area attrezzata a garanzia degli abitanti del villaggio, scrive in una nota Orgoglio Nisseno, in attesa che la stessa sia oggetto di più importanti risolutivi interventi di riqualificazione urbana. Orgoglio Nisseno ha ritenuto di intervenire relativamente appunto alla villetta di Santa Barbara dopo averlo fatto per altri centri di aggregazione sociale della città di Caltanissetta e soprattutto delle periferie di Caltanissetta perché Santa Barbara rappresenta la periferia delle periferie, in quanto tale è un villaggio, quindi è lontana dal centro abitato alcuni chilometri. Pertanto ritengo che l'amministrazione comunale debba avere un occhio di riguardo nei confronti appunto di questo luogo e in particolare del luogo della villa comunale che rappresenta il luogo pubblico centrale, nevralgico del villaggio Santa Barbara. Tanto chiediamo all'amministrazione comunale, chiediamo al sindaco di intervenire urgentemente. Io non penso di aver fatto un intervento nella qualità di coordinatore di Orgoglio Nisseno in maniera sprovveduta. Certamente ci sono tanti amici, in primis ritengo la sentinella di Santa Barbara, Luigi Bellavia, che è qui presente, che mi racconta, mi rappresenta tutte le esigenze che riguardano proprio questo villaggio. Non sfuggirà anche come sono tenute le strade, come sono i marciapiedi, spesso impraticabili e soprattutto appunto questo. Il movimento infatti in passato aveva anche acceso i riflettori sulle condizioni di un campetto nel quartiere Balate Pinzelli, ristrutturato da poco più di un anno dal comune, si legge, ma chiuso ed inutilizzato nonostante l'assenza in quella parte della città di luoghi di aggregazione sociale. Il sindaco, prima ancora di dare riscontro a Orgoglio Nisseno, non l'ha mai fatto. Questo lo devo sottolineare. Una precisazione del coordinatore che precede la richiesta. Dia un riscontro ai cittadini di Santa Barbara, perché penso lo meritino. Intanto il primo cittadino contattato telefonicamente ci fa sapere che sta immediatamente provvedendo ad un approfondimento con gli uffici. Dopo il patto territoriale per la giustizia e la bellezza di comunità sottoscritto nei mesi passati, prosegue il cammino intrapreso verso la rigenerazione e riqualificazione nel quartiere della Provvidenza, un percorso sviluppato sia dal punto di vista urbano che sociale. Il quartiere rimane al centro dell'attenzione anche in questo nuovo protocollo sottoscritto giovedì 27 ottobre, un'occasione per rinnovare l'impegno dei soggetti coinvolti, a partire dall'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna Caltanissetta Enna. E comune, ad esempio, accogliendo anche nuove realtà del territorio nell'ambito della seconda annualità del progetto Patto per la giustizia di comunità, dalla divergenza alla comunità inclusiva. Si fa rete dunque ciascuno in base alle proprie competenze, per incentivare una maggiore coesione sociale e una cultura riparativa. Quest'anno abbiamo l'introduzione delle forze dell'ordine grazie alla sensibilità del questore, dottor Emanuele Ricifari, che è sempre vicino a tutte le attività, diciamo, che facciamo, ma per un semplice motivo. Abbiamo parlato di coesione sociale, la sicurezza sociale è il primo punto, il primo elemento fondante per partire in sicurezza e fare inclusione. Quindi, e poi un altro interlocutore privilegiato appunto è Migrantes, che all'inizio, quando iniziamo il percorso, non era ancora dentro il quartiere Provvidenza. E da ultimo l'ente gestore, vincitore della gara, coprogettazione, diciamo, realizzata in fase esecutiva grazie appunto alla cooperativa Ethnos e al suo presidente Fabio Ruvolo. Quindi ripartiamo con laboratori fatti dentro il quartiere con donne e bambini, proprio laboratori emozionali dove i bambini riescono a rielaborare anche determinati vissuti molto forti. I soggetti in esecuzione penale esterna con The Circle Time faranno appunto l'obiettivo alla riparazione, quindi in senso anche diciamo lato, no? Come cornice metodologica all'interno della struttura di Casa Famiglia Rosetta, e una terza parte il mondo della scuola e quindi il contatto con gli allievi, penso di 12 etnie, perché la scuola San Giusto raccoglie ben 12 etnie. Noi partecipiamo con quello che è lo specifico
delle forze di polizia, quindi questura intesa come ufficio dell'autorità di pubblica sicurezza e quindi in coordinamento con anche l'arma dei carabinieri, le altre forze di polizia, non solo una presenza di pattuglie sul territorio, e quella è ovvia e non ci sarebbe bisogno nemmeno del, ma una presenza di uno scambio di informazioni, di osservazioni, di interventi anche appunto preventivi sul territorio che si fanno insieme e quindi realizzano quel concetto di sicurezza partecipata da parte dei cittadini e degli enti che li rappresentano, che è una delle funzioni per cui esistiamo. Come racconta il primo cittadino nisseno. È il nostro intendimento quello di continuare nell'esperienza, ci sono nuove associazioni, ci sono nuove collaborazioni, c'è un'area che continua nella stessa situazione come era stata organizzata prima ed è all'interno del quartiere Provvidenza. Per noi il quartiere Provvidenza rappresenta la sperimentazione di un metodo che, proprio perché è il quartiere più difficile di Caltanissetta, poi dopo la sperimentazione andremo ad applicare agli altri quartieri e nelle problematiche e nelle negatività che sono all'interno degli altri quartieri. Previsto per la prossima settimana l'inizio del servizio di refezione scolastica a San Cataldo nella scuola dell'infanzia, subito dopo la festività di Ogni Santi e la commemorazione dei defunti, un servizio che preannuncia delle novità. Il 3 novembre partirà finalmente la mensa scolastica per la scuola dell'infanzia a San Cataldo. Dobbiamo scusarci con i nostri cittadini perché volevamo quest'anno riuscire a partire anche prima con questo servizio, ma abbiamo voluto fare le cose per bene. Tanti gli incontri, abbiamo incontrato genitori, abbiamo incontrato sindacati, abbiamo incontrato la ditta e alla fine siamo arrivati, credo proprio, ad un buon risultato. Sulla mensa della scuola primaria credo che seguirà di poco l'attivazione della scuola dell'infanzia. Questo perché ovviamente si stanno attendendo gli opportuni adempimenti da parte della scuola e della ditta. E sulla refezione scolastica interviene anche il sindacato Comsal-Snalv. La scorsa settimana, infatti, a seguito di un incontro presso l'aula consiliare del comune San Cataldese, tra le parti interessate, aveva espresso la propria soddisfazione anche il segretario territoriale Agrigento Caltanissette Denna, Manuel Bonaffini, soprattutto per quanto riguarda l'aumento delle ore per le lavoratrici. Sono state raddoppiate le ore a tutte le lavoratrici, che passano da un'ora e mezza a tre ore. Abbiamo avuto l'incontro sia con l'amministrazione che con le lavoratrici e la nuova ditta che andrà a gestire il servizio. E c'è stata una riorganizzazione generale, anche perché abbiamo la scuola della Lambruschini che è aperta come scuola, ma la cucina è chiusa, quindi è in fase di ristrutturazione, quindi per quest'anno non verrà utilizzata. Quindi il personale sarà distribuito nelle restanti tre scuole. Siamo un po' in ritardo per l'avvio della mensa, un altro anno speriamo che parta prima. Comunque ci riteniamo soddisfatti sia per quanto riguarda le ore che sono state inserite all'interno del bando per garantire tutte le lavoratrici e di aver trovato un'amministrazione che si è mossa anche in questa direzione sul confronto con le organizzazioni sindacali, A per la tutela delle lavoratrici sul posto di lavoro che per l'aumento delle ore. In più il Comune ha istituito una commissione di vigilanza dove faranno parte anche le organizzazioni sindacali per monitorare quello che è A, l'andamento delle lavoratrici, e B per quanto riguarda il cibo che verrà erogato ai bambini. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'alta pressione continuerà a garantire tanta stabilità sull'Italia, sul bacino del Mediterraneo, ma anche su gran parte dell'Europa centro-occidentale, un'alta pressione di blocco che di fatto non fa avanzare le perturbazioni atlantiche. Vediamo quindi più nel dettaglio la mappa della nuvolosità, notiamo come il nostro paese sia praticamente sgombro da nuvole, giusto qualche velatura di passaggio ma non accompagnata da precipitazioni. Infatti anche dal punto di vista dello zoom delle piogge notiamo come
l'Italia, ma anche gran parte dell'Europa siano sotto l'egemonia anticiclonica, quindi clima asciutto praticamente ovunque. Vediamo quindi il tempo che ci attende nel corso di venerdì sull'Italia. Avremo cieli sereni da nord a sud, qualche foschia da segnalare al mattino lungo il Po, ma anche banchi di nebbia che non mancheranno nelle valli interne del centro, a tratti anche sulla costa adriatica centrale. Poi comunque dominerà il sole e temperature che restano sempre sopra le medie del periodo, punte anche di 26-27 gradi sul versante tirrenico. Tutti i dettagli li trovate sull'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, buonasera, via Edmondo De Amicis. Servizio notturno, Pasqualino, via Xiboli, villaggio Santa Barbara.